Daniela Pighini è il nuovo direttore generale per l'Italia di Audica e ha ereditato un patrimonio particolarmente interessante proprio perché si sta sviluppando e trasformando nell'ambito di una redistribuzione. Quindi, quali sono, la situazione, qual è la situazione che ha trovato e come intende gestirla e quali sono le prospettive future, se è già il momento di Ciao, parlarne? sì, grazie. Sì, ho ereditato certamente un'azienda che è il risultato dell'acquisizione di una decina di aziende indipendenti che erano player anche molto forti nei loro territori di competenza e che attualmente sono in fase di fusione. Quindi stiamo creando un'azienda che rappresenti il nostro marchio, che è il marchio Audica, Audica detto all'italiano, visto che è un marchio di origine francese. Che naturalmente ci distinguerà poi creando una propria identità nazionale di distributore. Quindi i progetti in questo momento sono progetti che ci accompagnano in questa fase di ristrutturazione, di creazione di questa identità di negozio a partire dalla creazione proprio di un nuovo modello, di un nuovo store concept che stiamo inaugurando in Italia, in cui abbiamo già delle rappresentanze nelle diverse regioni nelle quali lavoriamo. Oggi l'azienda è rappresentata da circa 70 negozi, quindi siamo ancora una realtà presente in alcune regioni d'Italia, non a livello nazionale, ma certamente la nostra ambizione è quella di diventare poi un player nazionale, quindi essere forte e presente in tutte le regioni d'Italia. Lei proviene da una realtà come Amplifon e qual è l'eredità che si porta in questa nuova esperienza e come pensa di interpretarla anche in qualità di donna al vertice di Sì, beh, un'azienda? parto da quest'ultima osservazione. Come donna all'interno di questo mondo, devo dire, siamo sempre in rappresentanze sottodimensionate, ma questo è un po' forse un vizio italiano, perché anche nell'azienda da cui provenivo, che era un'azienda di elettronica di consumo, ci sono sempre troppo poche donne ai vertici, insomma, delle aziende. L'eredità di Amplifon è un'eredità importante. Io ho lavorato per 5 anni all'headquarter di Amplifon, quindi seguivo diversi mondo, quindi per alcune attività dell'azienda. È un'azienda molto importante, molto forte e certamente ci possiamo ispirare a quello che questa azienda a livello nazionale ha realizzato, proprio perché con un bagaglio di esperienza sicuramente in termini di anzianità sul mercato molto più importante rispetto a Audica, la nostra azienda che invece è nata soltanto pochi anni fa. Con lei c'è Salvatore Regalbuto, che è presidente dell'Associazione Nazionale di Aziende Audioprotesiche ed è anche titolare di una dozzina, se non sbaglio, di centri acustici in Campania. Siamo qui in un centro di Napoli recentemente ristrutturato con un nuovo concetto proprio nell'arredamento, nella sistemazione per il pubblico. Di cosa si tratta? In realtà questo è il nuovo concept store di Audica, è uno degli ultimissimi negozi dove, come si può notare, praticamente c'è un concetto diverso dalla ricezione, dall'accoglienza del paziente. Innanzitutto è stata abbattuta la barriera della scrivania. Come possiamo notare, questo tavolo di lavoro studiato col paziente consente per lavorare col paziente, consente di lavorare affiancati e di lavorare molto vicini, quindi di poter avere uno scambio di informazione e poter lavorare in una maniera totalmente diversa. Questo pannello che vediamo davanti è un pannello studiato ad assorbimento delle onde sonore alla rifrazione, proprio per evitare quelli che possono essere dei fastidi durante la fase applicativa, e si ha questo contatto stretto con il cliente. Ero un po' scettico quando ho visto la prima volta il concept che ci hanno presentato nel primo negozio pilota di Malmo, e invece lavorandoci ci rendiamo conto che realmente è un modo molto più comodo, è un modo che fa anche piacere. Abbiamo notato il piacere dei clienti a venire in questo centro e a notare il cambiamento, quindi un aspetto totalmente diverso rispetto a quelli che erano abituati a vedere. Da lei mi aspetto anche qualche breve considerazione sul fatto che quest'anno avrete l'appuntamento del congresso degli audioprotesisti. A che punto sono i lavori di preparazione? Quali sono le sfide che in particolare si trovano ad affrontare le aziende audioprotesiche oggi? In questo momento uno degli aspetti fondamentali è stato il riconoscimento, dopo anni di attesa,
del decreto per quanto riguarda l'albo e l'ordine. Oggi finalmente l'audioprotesista è stato riconosciuto come professione sussidiaria dello Stato ed è un momento importante per cominciare anche a mettere un attimo d'ordine nel nostro settore. Purtroppo il nostro settore è un settore che è nato un po' di anni fa. Ed è nato dalle aziende distributrici di apparecchi acustici. In realtà sono arrivati prima gli apparecchi acustici e poi i professionisti. Oggi abbiamo in Italia un grado di formazione molto più elevato rispetto anche agli altri paesi europei. E finalmente c'è questo riconoscimento dell'univocità del rapporto dell'audioprotesista in tutte le fasi, dalla selezione all'adattamento, e quindi un avvio verso realmente un professionista sanitario. Che viene riconosciuto che è l'unico che può applicare e selezionare apparecchi acustici. Tutto sommato, in contraddizione con quelli che sono stati gli ultimi LEA che al momento sono sospesi. Quindi viviamo una fase interlocutoria dove probabilmente chiediamo chiarimenti allo Stato su quello che siamo. Oggi siamo riconosciuti come professione sussidiaria, siamo gli unici che possiamo selezionare e scegliere, totalmente in contraddizione poi con l'aspetto che è stato preso in considerazione delle gare su cui stiamo lavorando. E dove stiamo arrivando al ricorso al Consiglio di Stato proprio per bloccare e lasciare innanzitutto all'utente la libera scelta dell'audioprotesista e dell'azienda e poter lavorare in una maniera adeguata. Ci riusciremo sicuramente, questi poi saranno i temi del congresso, albo, ordine e tutto quello che l'azione sui nuovi LEA. Dunque vi ringrazio, vi auguro buon lavoro. Grazie Grazie.